Ciao Wanderinos, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi un haul un po' particolare, infatti stiamo parlando di lingerie. Io adoro comprare reggiseni e mutandine, specialmente quando sono un po' particolari, molto colorati o hanno qualcosa di speciale, e trovo che tra l'altro questo video vada molto bene con il tema di San Valentino. Ovviamente non ve li farò vedere addosso a me, ve li mostrerò giusto dalla borsa, ma spero di darvi qualche spunto, insomma, visto che siamo a San Valentino. Tra l'altro questo video secondo me entrava bene nel tema. Il trucco che ho su di me oggi è proprio uno dei due look che ho realizzato per San Valentino, quindi potrete trovarlo sul canale. Iniziamo con l'haul. Le prime cose che voglio mostrarvi vengono da un negozio francese che si chiama Undiz, e diciamo che è come se fosse un Tezenis francese. Questo reggiseno è bellissimo, coloratissimo, tribale, come si usava quest'estate. Non lo so, mi fa pensare a un festival della musica, è stupendo. Il secondo reggiseno che ho preso da questo negozio l'ho preso nel colore nero, ovviamente. Lo adoro perché le coppe sono semplicissime, ma poi ha queste nappine al centro fucsia neon e questo dettaglio tribale al centro che io adoro. E mi piace anche il fatto che, diciamo, la parte sotto il reggiseno sia molto molto alta, fatta di questo pizzo bellissimo. Ma mi piace moltissimo perché nel pizzo qui hanno messo una stecchetta di plastica, quelle che una volta erano fatte di ossa di balena, per fare in modo che il reggiseno resti dritto e non si arrotoli, quindi è fatto davvero molto molto bene. Mi piace un sacco ed è davvero comodissimo da indossare. Ultimo reggiseno da questo negozio è questo qui. Allora, vi giuro che nel video non rende, è stupendo perché la coppa è nera ma è rivestita da pizzo e poi ha questo dettaglio simil bralette, insomma, sul davanti, e soprattutto ha questi inserti dorati che sono splendidi. A dirvi la verità, io questo l'ho preso pensando che potrebbe essere utile anche per un cosplay, fare qualcosa come una viking o insomma una guardiana della notte mascherata, però mi è piaciuto davvero davvero tanto. Costava 19,90 euro come tutti gli altri, quindi ho deciso di prenderlo ed è splendido. E mi sono sbagliata perché quello non era l'ultimo reggiseno che ho comprato da Undiz, ma era questo qui. Vediamo se riesco a rendere l'idea. Sì, si vede abbastanza. Non so come mai, ma questi dettagli, insomma, questi cordini in più mi fanno davvero impazzire. Mi piace un sacco. E questo di solito lo uso sotto i crop top che sono molto scollati. Sempre da Undiz ho comprato due paia di mutandine. Il primo è questo qui, con questo lupo bellissimo e dietro il pizzo nero. E il secondo modello, queste mutande nere, tra l'altro sono fatte dello stesso materiale dei costumi, ma hanno qui un dettaglio, ecco, così forse riuscite a vederlo, e davanti hanno questa freccia sempre tribale. Sempre da Undiz ho preso due camicie da notte. La prima è questa qui, che è completamente nera ed è di cotone, ma ha la parte davanti che ha una striscia di pizzo e il pizzo continua anche sulle coppe, ha un fiocchettino rosa davanti e uno dietro nella schiena. Non avete due bretelle distinte, ma avete questo pizzo, diciamo, che vi fa da bretella, e poi ha anche dei fiocchetti sugli spacchi laterali e del pizzo sul fondo, e mi piaceva davvero tantissimo. Anche la seconda camicia che ho preso è completamente nera, infatti guardatela qui, ma questa cambia di materiale. Questo è più simile alla seta, ovviamente non è vera seta, ma è simile alla seta, e sui lati ha sempre un dettaglio di pizzo e poi sulle coppe ha questo dettaglio di nuovo come se fosse una bralette, e ha la bretella unica sulla schiena. Anche questa qua mi piaceva un sacco, la trovavo molto elegante. E l'ultima cosa che ho preso è questo top, sempre nero. Mi dispiace, evidentemente mi piace il nero. Questo invece di nuovo di cotone e praticamente ha un fiocchetto davanti, e quando lo girate sul dietro si chiude con un fiocchetto, ma le due parti, vediamo se riesco a farvelo vedere, le due parti si aprono e quindi vi lasciano la schiena nuda. Io l'ho trovato tanto carino. Andando avanti, ho comprato questo reggiseno da Primark. Non lo so, mi sembrava molto molto carino questo color rosa pastello, e poi i pois dorati brillano tantissimo, e l'ho pagato 1 euro, quindi non potevo non prenderlo. In un negozio a caso invece ho comprato questo reggiseno. Riconoscerete tutti la fantasia, è quella dei Triangle Swimwear, ma francamente l'originale costa un po' troppo, quindi io mi sono buttata su questo che era tipo 3 euro. Io lo trovo davvero bellissimo anche questo, molto sexy, anche se è molto semplice e va bene anche per fare sport. Da Kiavi invece è stata un po' una sorpresa, ho trovato questo reggiseno qui. Allora, io non sono una grandissima fan del leopardato, delle cose così, ma questo in grigio e rosa pastello mi sembrava troppo troppo carino, poi con i due bottoncini al centro, quindi l'ho preso e devo dire è stata un'ottima scelta perché è molto comodo. Da qualche parte avevo anche le mutande che facevano la parure, ma mi sa che le ho lasciate in Francia, quindi sapete che ci sono anche le mutande.
Sempre da Kiabi, e questa è stata davvero una sorpresa, ho trovato questo reggiseno che, come vedete, è ottone nero, completamente in pizzo, è comodissimo, lo adoro, e anche di questo ci sono le mutande che fanno la parure, solo che devo averle lasciate in Francia, quindi non le ho qui con me. E non mi uccidete, ma gli ultimi slip che vi volevo far vedere sono degli slip che mi sono stati portati direttamente da New York, da Victoria's Secret, da mia zia. Il problema è che naturalmente li ho lasciati in Francia, quindi cercherò di mettere qui una foto. Sapete che mi piacciono davvero davvero tantissimo. Quindi questo è tutto per il video di oggi, spero di non avervi scandalizzato troppo. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciarmi un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram, Facebook e Twitter, soprattutto su Instagram perché è il social che preferisco. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione e un buon San Valentino a tutti, che ormai sarà già passato.